Salve a tutti e benvenuti su un nuovo tutorial. Oggi non parleremo di siti web, di programmazione e così via, ma andrò a spiegarti un'altra cosa, cioè come avere l'installazione di Windows 10 gratis. Tutti ormai sanno che il 29 luglio Windows rilascerà la versione 10 di Windows, molto più aggiornata. Ci saranno molte altre funzioni bellissime da vedere, da usare, eccetera. Allora, intanto, se tu hai notato, se hai fatto gli ultimi aggiornamenti di Windows, sia che hai Windows 7 o Windows 8, qui nella barra delle applicazioni, tu sicuramente ce l'hai di sotto, io ce l'ho in questo modo perché mi è più comodo. E praticamente c'è un disegnino, il classico disegno di Windows. Se tu clicchi, si apre praticamente questa finestra. Allora, la prima cosa assolutamente da fare, che ti consiglio di fare, qui ci sta una linguetta. Tu clicchi, vai su, controlla il tuo PC e clicchi. Perché questo? Perché questo ti controlla se Windows 10 è compatibile col tuo computer. In questo caso, su questo computer della, insomma, aziendale che ho in dotazione, Windows, se io non avessi controllato se era compatibile oppure no, mi sono installato Windows 10, poi avevo dei problemi addirittura con la scheda e grafica, perciò insomma un problema abbastanza serio. Ripeto, come fare. Allora, clicchi sul disegno Windows e vai su questo menu, fai controlla il tuo PC. In questo caso, se è tutto spuntato verde, puoi procedere all'aggiornamento. Come fare? Cioè alla richiesta dell'aggiornamento, scusami. Allora, visualizza e conferma. Ottieni l'aggiornamento. Fai visualizza e conferma. Il tuo aggiornamento è prenotato. Dice, fai annulla prenotazione. Annulla. Sì. Adesso, naturalmente, ritorniamo sulla finestra. Ti appare questa cosa e qui praticamente ci sono tutte le varie funzioni che ci saranno. Tu, se ti va, ti puoi tranquillamente guardare tutte le nuove funzioni che ci saranno. Adesso non ne staremo a vedere tutte, però ti dico, la cosa più bella per il mio modo di vedere è questa cosa qui, che tu puoi mettere fino a 4 finestre contemporaneamente, cioè tu puoi usare 4 finestre nel desktop. Ok, basta cliccare su prenota il tuo aggiornamento gratuito, fai sì, metti il tuo indirizzo email e se vuoi ricevere notizie da parte di Windows spunti anche questo e poi fai invia conferma. Una volta fatto questo, il 29 luglio ci sarà questo aggiornamento e tu in automatico riceverai questo aggiornamento. Ti ricordo che non è una cosa immediata perché è un aggiornamento di ben 3 giga, perciò ti invito anche a fare un po' di pulizia del tuo computer, perché se tu installi questo aggiornamento Windows 10 ci saranno 3 giga di spazio occupato. Con questo è tutto, spero che sia stato utile, al prossimo tutorial. Ciao!